viene definito come un professional course, ma perché avete scelto proprio quest'area qui nel comune di Saminato, il bacino di Roffia? Che caratteristiche ha? Dunque, innanzitutto ci preme ringraziare l'amministrazione comunale di Saminato, che ci ha messo a disposizione un sito che ha delle caratteristiche importanti per noi, perché permette di far vedere agli studenti e ai professionisti un'applicazione pratica dei metodi che hanno poi studiato per via di fuori durante le ore precedenti del corso. In particolare un sito che ha permesso di avere due dati di base sui quali rapportare e calibrare le misure, applicando poi diverse strumentazioni. E quindi la presenza di due sondaggi in un'area ristretta, in un'area comunque interessata da problematiche idrogeologiche importanti, è un'area che si presta bene ad applicare